Dei CGD Gamers ed eccoci con un nuovo video. Oggi, come vedete, come l'altra volta, un video un po' speciale perché non sono né su Rayman né sul gioco random né a giocare a mosca cieca sull'autostrada. Ok, ci siamo capiti. Allora, questa che vedete davanti è una tastiera, il kit Devastator della Cooler Master CM Storm. Come vi ricordate, spero che ve lo ricordiate, già un po' di tempo fa avevo fatto una recensione su questo bellissimo kit economico e funzionale della Cooler Master. La novità è che questa tastiera è come quella che avevo recensito, ovvero vi ricordate quella con i LED blu? La differenza è che questa è l'edizione gaming, si tinge di rosso, ovvero tutti i LED saranno rossi. Direi che è una gran figata. Ora, questo che vedete, questo è l'unboxing della scatola, ovviamente, perché l'unboxing di cosa si fa se non della scatola. Successivamente all'unboxing ci sarà la recensione che farò io personalmente con un qualche sequenza di immagini, direi che non guasta. Procediamo subito all'unboxing sgrillettando queste due linguette, senza magari rompere tutta la scatola, e aprendo la scatola in questo modo. Mi sento tanto Giovanni Mucciaccia di Art Attack e la cosa mi riempie di gioia. Molto bene. Ecco qua, cosa vi troverete di fronte? Vi troverete di fronte, partiamo dal topino. Di fronte vi troverete il topino, il mouse, eccolo qua, il mouse completo di cavo USB, perché verrà attaccato col cavo USB. No, scherzo, si dice USB, che sono pro. Eccolo qui con il noto tastino e la linea accattivante, il tastino per regolare i DPI, che poi ve ne parlerò dopo, mi raccomando, non scappate, state bene attenti a quello che vi dico. Ecco qui, nel suo involucro che teniamo da parte. Insieme troviamo la tastiera, che direi che il mouse senza tastiera è un po' come le patate fritte o il kebab senza ketchup, non vanno d'accordo. Ecco qua, altra tastiera Cooler Master, eccola qui, CM Storm, logo CM Storm, come potete notare. Direi che la sua linea è sempre accattivante, da notare il logo Devastator, eccolo qua. Logo Devastator, gamingcoolermaster.com, con i suoi piedini per alzare e abbassare, molto bene. E anche qui ci sono diverse caratteristiche tecniche che vi elencherò in seguito. E qui, insieme alla sua plastichina, che adesso appoggerò sotto, mi è caduta quella del mouse, fa niente, non c'è problema. Insieme troveremo una user guide, che si pronuncia così, che consiste appunto nella manuale dell'utente per collegare la tastiera, e c'è qualche features, scritto features, cioè dove ci spiegheranno in sostanza che cosa abbiamo per le mani. Non perché uno si trovi in casa una tastiera Cooler Master, ma vabbè, fa niente, loro ci dicono comunque cosa troviamo. E anche qui ci sono, credo che ci siano le istruzioni per accendere la luce. Molto bene, questo era ciò di cosa era composto la scatola, il bundle, chiamatelo come volete. Niente, questo unboxing è finito, ringrazio ancora Cooler Master per la disponibilità e seguirà tra pochissimo la recensione. A tra poco, gente! Ed eccoci arrivati alla nostra recensione del bundle CM Storm Devastator Red Edition, il gaming si tinge di rosso. Come vedete dalle immagini che stanno scorrendo sul vostro schermo, quello che vi troverete di fronte è lo stesso bundle identico alla precedente edizione del kit Devastator, ma in questa seconda edizione è stata aggiunta la retro illuminazione rossa, appunto, che dà un design, un aspetto molto più accattivante all'oggetto. Ma parliamo nello specifico, brevemente, velocemente, non sarò noioso, di questo mouse e di questa tastiera. Abbiamo una tastiera molto compatta, dal peso di circa 898 grammi, quindi quasi 900 grammi, abbastanza pesante e bella stabile, connessa tramite USB, con un design compatto e accattivante e molto ergonomica, con un notevole grip. Possiede appunto la retroilluminazione rossa, come state vedendo, e i tasti multimediali posti sopra, F1, F2, F3, F4, F5, che state vedendo adesso, che sono stop, play, pause, eccetera.
e le aumento e diminuzione del volume. Parliamo invece del mouse, il nostro topino, che pesa invece 128 grammi, anche questo con retroilluminazione rossa, e tramite il tasto al centro, sotto lo scroll, possiamo regolare il sensore ottico in tre livelli, da 800, 1600 e 2000 dpi, che direi che è una gran cosa, compresi i tasti laterali che possiamo settarli come vogliamo. Direi che è un ottimo prodotto da comprare, la mia recensione è finita. Ve lo consiglio perché è veramente ottimo. Io direi che il video è finito. Se vi piace iscrivetevi, commentate, mettete un like e seguite i CGD Gamers ovunque.